nello stand Harley Davidson in compagnia di Bob Lonardi. Bob, come stai? Tutto bene, grazie. Salone molto impegnativo ma ricco di visitatori, siamo molto molto contenti. Un'ottima edizione questo ECMA e beh, abbiamo una cosa importante di cui parlare. Dobbiamo parlare di viaggi che sono autorizzati dall'Harley Davidson. C'è lassù il logo che lo testimonia. Parlamene tu, Bob. Viaggi autorizzati Harley Davidson è uno dei servizi che Harley Davidson ha messo a disposizione non solo di chi ha un Harley ma anche di chi viaggia con altre moto che magari vuole fare un'esperienza su una moto Harley Davidson. E che cosa offrite? Io ho dato una spulciatina qua, ho visto vari viaggi in America, ho visto la possibilità di partecipare ai più grandi raduni che ci sono in Daytona, Sturgis. Abbiamo tutti i grandi classici, Daytona, Sturgis come hai detto tu. Il tour più richiesto in assoluto, Route 66, il grande mito, quasi il coast to coast, no? Quindi la Mother Road la percorriamo tutta dall'inizio alla fine, da Chicago a Los Angeles, è uno dei tour più sognati dai motociclisti di tutto il mondo, e poi l'ovest dei territori indiani, dell'epopea del west, della conquista della frontiera, in tanti itinerari diversi da maggio, da aprile fino a ottobre. Voglio chiederti, chi sono le persone che amano partecipare a questi viaggi? Qual è, diciamo, un po' il target? Allora, gente che ama il viaggio in primo luogo, non per forza harleisti, hanno anche altre moto e va benissimo. Gente che ama il viaggio, gente che ama la libertà, che ha l'idea del viaggio in moto come di conquista della libertà. Gente che ha anche una storia fatta di film, di libri letti, di musiche ascoltate, di fumetti, Tex Wheeler, qualcuno si ricorda Tex Wheeler forse, ecco, tutta quella specie di formazione culturale che molti di noi hanno avuto fin da ragazzi spinge magari in età più adulta a fare un viaggio di questo genere, quindi è un po' un recupero della propria adolescenza attraverso un viaggio in moto. E te cosa ne pensi invece del viaggio in moto? Beh, visto che li faccio ogni giorno praticamente, è una forma di espressione di se stessi, del proprio spirito straordinario, perché si può essere se stessi in una, anche con molto poco. Ti cito una frase che è bellissima, che sintetizza molto bene lo spirito anche soprattutto dei nostri viaggi. Questa frase dice: ogni tanto ti ritrovi in mezzo al nulla, ogni tanto in mezzo al nulla ti ritrovi, che è molto bella. Molto molto bella. Bob, un saluto agli amici a casa e ti lascio lavorare perché abbiamo già fatto la fila. Allora, niente, un saluto e a presto a tutti on the road, ovviamente.